Bruno Tabacci. Bruno Tabacci in questi giorni è stato molto evocato, si è anche coperto molto per il freddo. Bravo Tabacci. Non si deve pigliare raffreddore lei in questi giorni, che sarebbe una tragedia. Tutti in mano a lei, Tabacci, non si ammali. È così. No, 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 no. È così, Mirta, è così. E quindi qui c'è anche un'aria abbastanza fresca e quindi bisogna tenersi coperti. E dentro il palazzo che aria tira col governo? Tabacci, mi spieghi un po' lei che la s'allunga. Ma guardi, la crisi che si è aperta nei fatti è una crisi dettata da una iniziativa che io definisco un po' scomposta di Matteo Renzi, più dettato da un fattore che potremmo dire di... come si potrebbe dire? C'è una sorta di cinismo, perché l'idea, prima ho sentito il professor Galli, ha ragione, l'idea di dover sostenere una crisi in queste condizioni di pandemia, insomma, non è una cosa facile da fare, infatti non ha popolarità. Scusi Tabacci, ma i numeri ce li ha o no? Quello che è accaduto. Sai cosa ho fatto prima? Ho parlato con Bertinotti, abbiamo rievocato la caduta di Prodi, lui dice che lì Prodi sbagliò i numeri, che non fu fregato da lui ma dalla sua presunzione, dal pallottoliere di Arturo Parisi. A sto giro chi ce l'ha in mano il pallottoliere? E i numeri ci sono o no? Ma guardi, io penso che molto dipende dal discorso che farà il presidente Conte, perché è chiaro che se lui è in grado di delineare una prospettiva per molti parlamentari che non intendono riconoscersi nello schema Salvini-Meloni, lo spazio si amplia, lo spazio c'è. Cioè, che deve quindi dire Conte per lei esattamente? Che deve fare il suo partito, Tabacci? Che deve presentarsi alle elezioni per sottoporsi al giudizio degli italiani, questo è quello che deve fare, non solo sottoporsi al giudizio del Parlamento oggi, ma deve indicare come prospettiva che la sua azione di governo sarà giudicata dagli italiani e che lui sarà in campo. È molto semplice la cosa. Allora, sentiamo